siete tanti? Siamo in tanti, questi sono alcuni dei componenti, quindi non sono neanche tutti. Siamo in 14 tra musicisti, musicanti e danzatori. Quindi siamo... anni suonate insieme? Suoniamo insieme da 16 anni. 16 anni sono tanti. Un po' dei componenti sono cambiati, però si rinnova sempre. Infatti ultimamente sono entrati dei giovani, anche lui, Eugenio, un bravissimo tamburellista. Abbiamo i vecchietti, anche lui, vabbè, però quello bisogna tenerlo perché è molto importante nel gruppo. Ci soffermeremo dopo. Eh sì. Ne vale la pena. Ne vale la pena perché effettivamente è un personaggio raro. E come vi siete conosciuti? Immagino che vi accomuni appunto la passione per la pizzica. Ma sembra fuori luogo, ma non è proprio quello il motivo. Noi non conoscevamo questa pizzica. Ecco, siamo nati, ci ha uniti la voglia di divertirci. Veramente tanta voglia di divertirci, non solo durante le serate, anche se penso, poi mi ricordo in questo momento, che le prime volte che abbiamo iniziato a fare le prove, che le prove nostre poi sono un po' particolari, non è che sono noiose, dai, durante le prove c'è uno addetto alla cucina che prepara e poi dopo si mangia, quindi ma è più il tempo dedicato al mangiare, quindi da 16 anni che facciamo sempre questo. Giuliana, guarda che ragazzina abbiamo nel gruppo. La ballerina, sì, sì, lei è una ragazzina e dobbiamo lavorare ancora per farle trovare il ragazzo, perché non siamo ancora riusciti. Non c'è tempo, no? Lo vuole subito, guarda, credimi, lo vuole subito. Anche se usato di terza mano, quarta mano, però lo vuole. Ah no, no, no. Il responsabile della musica. Noi abbiamo lasciato a lui, fa il programma, quello che vuoi. Noi ti seguiamo e lui è Salvatore di Castiglione, molto bravo, tra l'altro avete visto che è un ragazzo eccezionale. Lui non fa di professione il cantante, ma non ha avuto lavaggio, quindi qua tutti artigiani sono. Fausto Ravuse, quello è unico, poi quello proprio è unico, il chitarrista è più chitarrista dei chitarristi. Spendiamo due parole, inquadra quel fossato. Dopo, fammi presentare. Quel fossato è stato ripulito dalle macerie che gettavano prima, quindi vi è stata la riscoperta anche delle cose antiche. La musica popolare è riscoperta oggi, come questo fossato, perché le cose belle si riscoprono sempre e la musica popolare si riscopre in questa maniera. Per questo vi chiamate aria antica. Aria antica, certo. Siamo più antichi di noi. Poi dicevo, lui è Fausto Ravusa, che è di Poggiardo, un paese molto bello, sperduto al nord d'Italia, al nord di Andrano. Lui è Rocco, non avete avuto l'occasione di vederlo suonare, però... Somiglia ad Aldo, uno dei tre, Aldo Giovanni Giacomo. Sì, lui è Aldo. Sì, Aldo. Lui è Aldo. Aldo Giovanni Giacomo. Lui è Aldo. Allora, non ho potuto arrivare prima. Poi abbiamo la nostra ballerina Giuliana, la più grande del gruppo. Poi l'altra ballerina forse arriverà dopo. Poi c'è Anna. Che dire di Anna? Anna, la voce in eccellenza, la voce, punto. Non si può aggiungere altro perché è una voce, è inutile mettere aggettivi. Poi abbiamo il più tamburellisti, il più vecchio dei tamburellisti, il meno simpatico dei tamburellisti, però è sempre sorridente e ci porta un po' di felicità e allegria durante le serate. C'è Andrea, lui canta, suona il tamburello, in Guccio, e lui fa tutto. Da montare i microfoni a depositarli nel suo garage e poi per arrivare sul palco a cantare. Lo usiamo. Poi il fumatore. Lui. Quella è veramente una pipa. È veramente una pipa, ma scherzi. E anche lui è veramente. E lui è Raffaele, veramente, sì. È lui, proprio lui. Con la luce.
stato in Grecia, in Albania, a Ginevra l'anno scorso, in Svizzera, quindi sono state delle esperienze veramente belle. Veramente siamo stati in Albania e in Grecia, quella soprattutto in Grecia, da una settimana, che rappresentavamo il comune di Santa Cesarea Terme. E c'era un gemellaggio con dei comuni, poi abbiamo suonato per 3 serate, ma era una cosa molto entusiasmante il modo che come ci presentavano. Cioè, veramente erano entusiasti del gruppo italiano con la pizzica, veramente un orgoglio. Poi noi quando si saliva sul palco veramente ci sentivamo italiani, vero Andrea? Italiani, italiani, perché siamo al di lì, no, italiani e poi salentini. Siamo arrivati al punto di salire con la bandiera, abbiamo comprato una bandiera in quel momento, poi salire sul palco a ballare la pizzica con la bandiera, ma è stata una cosa veramente emozionante. Ci siamo emozionati noi perché non sapevamo che doveva succedere questo. Però mentre si cantava, si suonava la pizzica, sale il corpo di ballo col capo dei ballerini, questa bandiera, a ballare la pizzica. Guarda, anche adesso che lo racconto mi viene la pelle d'oca, è stata una cosa veramente bellissima. Ci ha messo a disposizione il castello, abbiamo qui il vice sindaco Fabio Accogli, una struttura importante diventata un contenitore culturale. È sede del parco Santa Maria di Leuca Otranto, è sede anche di molte associazioni, tra cui l'associazione Schumann, che è un'associazione culturale musicale. Abbiamo qui la Proloco, parte del castello è dedicato alle associazioni e alla cultura. Sei arrivato con la barca a Messina? No, ma molti anni fa, tu non eri nata. Immagino. Allora, e che poi, film hai fatto? Per corrispondenza, no? Non sono andato all'Accademia, però ne hanno fatto 100 milioni all'Accademia. Ma spiegali un fatto. Cioè, tu stavi allo tabacco, tu stavi? A Ginosa. Allora, tanti giornali erano inquiriti, no? E tu il versetto Cucci o Belli si possono scrivere all'Accademia della Storia. Quindi c'era l'annuncio. Accademia di Arte Drammatica. E mannei a cartolina. Quando arrivai a casa, ha detto, ce l'ha fatto mamma. E ce l'ha fatto, E ripagare i libri, che arrivavano. Rocco Muserò. Musero? Anciuri da dire, se non si conosce. Rocco Pizzica, no? Va bene, Pizzica va innanzi. Detto Rocco Pizzica. Pizzica perché partecipi. Mesci Rocco mi chiamo. Mesci Rocco. Poi la bellezza di queste cose, che noi abbiamo i figli più grandi dei nostri componenti. E la bellezza, quando ti incontri davanti, ti sono dei ragazzini, è la più bella cosa che può esistere. Come Giuliana. Salvatore, che sta dando la fisarmonica, Anna, comunque è la bellezza della vita, avere comunicazione con i ragazzi. Grazie.
Telerama!